Bene, mi hai visto prima come presentare delle diapositive, ora vediamo un altro tipo di evento interessante su AltVR, che è quello che ci consente di creare un, vediamo un po' se ce la facciamo, creiamo un evento, una presentazione, ma questa volta lo facciamo per vedere dei film, no? Quindi qui cosa facciamo? Ci spostiamo e vediamo che qua dovrebbe essere questo, se non vado errato. Questo è il presentation panel. No, facciamo more e vediamo gli spazi a disposizione. E fra gli spazi a disposizione ci sono. Uff. Beh, qui tanto è un pochino più incasinato, perché questo qua, presentation space, Steve Boy, no. Quindi qui non si riesce un granché a fare da qua. Quindi suggerirei di farlo dal sito web, questa operazione che è un po' più facile. Quindi andiamo nel sito web, andiamo nei My Events e vediamo se qui mi permette di fare uno Start Quick Event. Partiamo un Quick Event, facciamo un meeting e nel meeting possiamo scegliere, qui è più facile da scegliere, abbiamo più roba e tra le cose abbiamo un bellissimo movie theater. Quindi questo movie theater, facciamo qua, movie theater, controlla, movie theater, ok? È privato, così non ci disturbano, categoria questa, creiamo l'evento e quindi abbiamo l'evento caricato. Questo evento per trovarlo andiamo in Alt Space, andiamo sul, sugli eventi, My Events e dovrebbe venirmi il Movie Theater e io essendo il creatore qui me l'ha fatto tra un'ora ma starts in 58 minuti quindi io dovrei poter entrare però non mi lascia entrare probabilmente perché sono già in un altro evento quindi facciamo che andare a casino e torniamo nell'evento questa volta dovrebbe lasciarmelo entrare una volta che siamo a casa mia. Andiamo negli eventi, My Events, Movie Theater, ecco che abbiamo la possibilità di entrare. Ok, allora gli eventi Movie Theater hanno questa caratteristica che cioè c'è un video dove è possibile impostare, vedete che c'è un video player dove è possibile cliccare e metterci un video, ad esempio qui possiamo mettere YouTube. Use the search to find view. Quindi cerchiamo dei video, sempre su Alt Space VR. Ok, ci sono per esempio questo qui, Alt Space VR1. Io posso farmi una scaletta, no? Nel senso che posso dire voglio vedere questo video e poi voglio vedere questo e questo, selezionarmi un tot. E quindi, ah sì, tra l'altro adesso sta appunto parlando perché lo sta praticamente facendo vedere. E il video, lui l'ha fatto partire, quindi tutti in questo momento lo stanno. Quindi vediamo un attimo se vediamo. Ok, torniamo indietro, vedete che qui c'è la scaletta. Allora, vediamo un po' se riusciamo a uscire da questa cosa. Hide video lo cancella. Però dovrebbe essere possibile fare escape, close, ok. Quindi lui sta facendo vedere il primo video che io ho messo, come vedete si può vedere, e le persone possono anche volendo interagire, no? Nel senso che compare questa finestra, e io posso dirgli, ad esempio, le persone possono anche fare dei voti, ad esempio voto to skip. E quindi facendo in questo modo si passa al video successivo e in funzione di quanta gente c'è, insomma, si può decidere di mettere il video o meno. Hide video lo nasconde, show video lo fa ripartire. Questo è il volume. Force skip fa proprio passa al video successivo. Force skip, e questo è tutto qua finché non siamo arrivati alla fine della lista. E quando la lista è piena va fuori.
Ora, in questo tipo di oggetto abbiamo ancora il Moderator Tools che consente di, in questo momento ad esempio, chiunque può cliccare e aggiungere dei video nella lista, ma io posso cliccare questo e forzarlo che soltanto i moderatori, cioè chi ha il titolo di moderatore, può cambiare la playlist. Poi qui sono i voti, quindi si può mandare i voti sul video. Chiudendo invece sono bloccate, soltanto i moderatori possono riordinare la lista, e questo sia per i voti su che per i downvotes, no? Quindi cioè, se piace, mi piace, non mi piace. E poi c'è il fatto, il contenuto per adulti bloccato oppure no. Quindi abbiamo praticamente questa possibilità di controllare il nostro, e qui tra l'altro ci sono anche l'elenco eventualmente, adesso non l'ho provato, ma se siete in più di uno magari riuscite a provarlo. Quindi questo è un po' tutto quello che è da sapere per vedere insieme un video, e purtroppo qui abbiamo il video che può essere fatto solo su YouTube. È tutto, al prossimo.